Bella a tutti ragazzi, io sono GX97 e bentornati qui sul mio canale con questo nuovissimo video di Fortnite. Ed anche in questo video siamo con il buon Rampage Anomaly. Bella raga. Eccoci raga, questo come avrete letto dal titolo è un video diverso dal solito, non è la solita partita. Bensì siamo qui per prendere lezioni di edit e di building da Rampage Anomaly. Siamo in questa mappa, in questo server raga, che veramente è perfetto secondo me per allenarsi riguardo l'edit di tutte le costruzioni, sull'aim, quindi sulla mira. E adesso vi mostreremo un po' come si svolge il tutto. Ok. Buona, buona. Andava bene l'intro? Sì, sì. Ok. Iniziamo saltiamo dal double edit. Vai, vai, iniziamo dal double edit, vai. Vai, saltiamo okay. Qua. Ok, saliamo qui sopra. Raga, prima di incominciare con il video vero e proprio, vi volevo dire una cosa veramente importante. Infatti, se arriviamo al numero di 1500 iscritti, io e Rampage Anomaly faremo una live in server privati, con i server privati in cui faremo entrare tutti gli iscritti a turno. Quindi condividete questo video con i vostri amici e appena arriveremo a questa cifra, giocherete con noi. Facciamo vedere come effettui il double edit. Allora, qui abbiamo una scala. Allora, puoi editarla in tanti modi. Ok. Quello che ti consiglio è questo qua, guarda. Stai nella parte più bassa della scala, quella della parte questa. Sì. Che è in discesa. Ok. Prendi la modalità modifica, prendi questo quadrato. Sì. Questo qua, il più in alto a destra. Te lo tiri verso di te e confermi. E poi editi subito il pezzo di movimento che è sotto. Vedremo di mettere in pratica i consigli di Rampage, raga. Vai, vai. Quindi prendiamo il quadrato, tiriamo. Ok, giusto? Perfetto, è molto più veloce come edit. Ah ok, esatto, esatto. Questo lo editiamo normalmente. E in teoria si dovrebbe continuare così. Sì. Ok. Quindi fino adesso raga, niente di esageratamente complicato. Però ovviamente questi esercizi comunque vi potranno aiutare per velocizzarvi, perché infatti ci sono pure esercizi a tempo e per migliorare comunque le tecniche di editing, quindi a parer mio sono molto utili. Ovviamente raga, siete comprensivi perché sono agli inizi di Fortnite, quindi se... Infatti, ricordalo. Esatto, perché se vedete che Rampage ovviamente li edita in 0,3 millisecondi, dopo 3 secondi è già arrivato lì sotto, io piano piano vedo di imparare. Sono già partito io. Vabbè. Ok, sono già giù, Tu dai, sei il Bolt di Fortnite. Riesci bene, dai. Dai, riesci bene, frate, vai, dai. Piano piano. Bravissimo. È molto più veloce raga questo edit rispetto al classico edit che si edita la scala lateralmente. Esattamente, anche a livello di traiettoria. Frontalmente. Esattamente, seguite consigli di Rampage raga, che male non vi possono fare, garantito. Ok, primo edit fatto, nulla di esageratamente complicato, però serve sempre per migliorare. Il prossimo fra? Il prossimo facciamo vedere il double edit di pavimento e cono. Ok, vai. Come sai si edita, possiamo editarlo in tanti modi, tipo così. Ok. Sì? Però principalmente il più veloce è quello di prendere un unico angolo, vedi? Sì, sì, sì. Perfetto. Poi? E così via. Quindi edito un cubetto, seleziono l'altro e li edito entrambi. Esatto, ricordati di non avvicinarti troppo al cono che sennò non ti prende l'edit. Ok. Esattamente. Va bene così? Perfetto frate, perfetto, stai andando benissimo. Detto da Rampage raga, sarò contento a vita, quindi non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Raga, siamo appena venuti in creativa, è la prima volta che edita. Esatto. Che stai editando delle strutture così ragazzi, direi che saranno molto bene. Ecco raga, lasciate un like per questo edit e per il complimento del buon Rampage. Ah raga, comunque vi faccio sapere che ho cambiato i comandi di edit, seguendo i consigli di Rampage. Infatti prima editavo con cerchio, adesso ho messo l'edit con L3 e la conferma con il cerchio. E veramente mi sto trovando molto molto bene, quindi ve lo consiglio. Ma che ci siamo quasi alla fine raga. Ci siamo quasi raga. Veramente veloce dai. Ecco. Sono veramente bravo raga. Ottimo. Per me è editato talmente bene che la gente sarà incredula nel pensare che è la prima volta che editi queste strutture. Addirittura, no raga, ve lo possiamo assicurare. No, veramente, sei stato bravo, sei stato bravo. Grazie mille. È difficile da capire le meccaniche di edit inizialmente. Esatto, è un po' complicato. Bene, vediamo questo percorso di editing. Allora, ciao, ti volevo far fare questo, frate, che è praticamente pavimento e muro. Ah, va bene, vediamo un po'. Prova, ovviamente prova. Editando qui poi sarete avvantaggiati nei fight, comunque quando giocate online. Quindi pavimento. Sì. Bravo. Ok, muro, quindi questi tre cubetti. Sì, prendi quelli laterali ad agora. Ok,
Così? Bravissimo, sì, sì, sì. Ok, e continuo. Sì, sì, continua così. Ok. Sta andando bene. Ah, bene, bene. Mi incoraggia. Bravo, uno, questo è stato le dita con i quattro cubetti qua, ti ho tenuto le dita con quattro cubetti. Addirittura, raga, senza saperlo faccio cose da pro gamer. Uno. Bravo. Così? Bravissimo, sì sì sì. Ok. Perfetto. Mamma mia raga, perfetto, bravissimo. Uno e due, buono. Ok. Magari raga fateci sapere nei commenti voi se siete veloci ad editare. Esatto, se esatto. Se avete qualche difficoltà, se magari questo video può essere d'aiuto anche a voi. Esattamente, esattamente. I quattro quadratini. Sì, a volte senza saperlo faccio anche quattro quadratini, raga. Considerando che è la prima volta, raga, siate comprensivi, ovviamente nessuno nasce imparato e c'è sempre. Io sto mettendo la massima volontà per migliorare, grazie all'aiuto di Rampage. Sei anche dovuto abituare all'edit con l'L3, perché adesso tu stai sperimentando l'edit con l'L, non è? Esattamente. Me li ha fatti cambiare da pochissime comandi, raga. Mamma mia, raga, bravo, bravo. Ok, anche questo percorso completato. Perfetto raga, sta andando alla grande, cioè voto 10. Ecco. Allora, vediamo questo cos'è. Allora, questo qua, ok, è cono, pavimento sì. E il muro. Vuoi? Quindi, seleziono il cono, ok. Vai, edita, bravo. Pavimento, ok. Il muro. Ok, poi prendi quindi si scende. Bravo, prendi tre quadratini, bravo. Ok. Ne presi quattro. Ok. Quindi pavimento, cono. Bravissimo ragazzi, sta spaccando Poi ovviamente più li fate, più veloci sarete, più capirete le meccaniche raga, ovviamente. Sì raga, alla fine l'edit è una cosa di memoria muscolare raga. Esattamente, esattamente. Rimarrà impresso il movimento che dovrete fare con le mani. Anche termini tecnici raga, guardate qui cosa vi portiamo sul canale. Ok, evitiamo il muro, pavimento e cono, ok. Guardalo come ha ripristinato veloce raga. Mamma mia. Quindi è comodo il ripristino con l'R1, giusto? È comodissimo, veramente raga. Mi ha detto queste impostazioni da pochissimo, però vi devo dire che mi sto trovando in tutt'altra maniera rispetto ai comandi basilari che avevo messi prima. Quindi, bene, scendiamo. Quindi abbiamo finito anche questo terzo percorso. Non vi preoccupate che, dato che volete giocare con Rampage, ve l'ho detto, appena arriveremo, in continuazione, va benissimo, appena arriveremo a 1500 iscritti, faremo di sera, quando sarà disponibile Rampage, poi ve lo faremo sapere, una live in cui faremo entrare tutti voi, tranquillamente, uno per uno, nei server privati. Quindi sta a voi condividere il video con gli amici. Dai, dell'edit voto 10, ragazzi. Voto bravissimo. 10. Rampage borghese. Bravissimo, bravo. Oddio, là che grande. Adesso raga passeremo al building, che ovviamente è fondamentale per fightare comunque in gioco. Esatto. È importante. Allora frate, le azioni basic sono la ramp rush, che serve per pushare i nemici. Ok. Il pavimento scala muro, in poche parole. Ah, il classico pavimento. Vabbè, scala muro. Se hai poco mat, pusha direttamente con le scale così fin quando okay. Ti avvicini al nemico, insomma. Però se hai tanto materiale, vuoi avere la sicurezza completa che non ti buttino giù. Sì. Imparare il pavimento scala muro, quindi si fa scala okay. Con l'L2. Va bene, sì. Poi metti l'indice sull'R1, quindi metti il pavimento. Va e bene. E fai scivolare l'indice sull'R2. Ah, ok. In modo tale che vedi appunto avviene questo movimento. È importantissima sì. La visuale, quindi dove tu stai guardando, perché se guardi troppo in alto ti succede questo. Esattamente, vedi? Esattamente, ti blocchi. Se guardi troppo in basso ti inizia a fare tipo sta roba, vedi? Sì, sì, sì. La scala e poi ti passi sotto la scala. Quindi si inizia costruendo la scala. Dito sull'R1. Bravo. E poi si fa scivolare sull'R2. Esatto. E si va avanti. Sempre di guardare al centro della scala, bravissimo. Certo, se no va a finire che se guardate troppo alto vi costruisce il tetto, troppo basso quella specie di pavimento. Ti cassi sotto la scala. Ok, quindi in teoria dovrebbe essere così. Oddio raga, okay, raga. Incredibile. Mi sento un ottimo insegnante a vedere queste cose, raga. A lezioni di Fortnite. Vabbè, raga, qua. No, ma è stato bravissimo, raga, è stato bravissimo. Non ho mai ecco. Visto nessuno Preditiamo. Prendere così velocemente pavimento scala muro. Addirittura. Frate, te lo giuro, è incredibile. Detto da Rampage, spolliciate, raga, mi raccomando. Mamma mia, raga, è stato veramente bravo. Ok. Bravo, raga. Perfetto, quindi in teoria la meccanica dovrebbe essere appresa abbastanza bene. Sì sì sì, va benissimo. Adesso ok. Ti faccio vedere. La tecnica più comune per prendere l'altezza sono i 90 gradi. Esistono tante rotazioni per i 90 gradi.
La più semplice è quella che sto per consigliarvi, ovvero allora i 90 gradi servono per prendere l'altezza sul nemico, quindi noi partiamo sempre con una scala. Va bene. Mettiamo il muro qua, come quando stai facendo pavimento scala muro, sì, quindi sì. In questo caso puoi anche tranquillamente mettere il pavimento. Ok. Poi cosa facciamo? Mettiamo un muro davanti a noi, un muro alla nostra destra. Ok. Se vuoi anche un muro in basso non è obbligatorio, poi metti il pavimento e la scala. Va benissimo. Sempre stando al margine sinistro il più possibile, perché se no se stai in mezzo ti viene questo. Certo, poi ti rinchiudi come nella esatto. Tecnica di building precedente. Esatto. Vabbè raga, lui lo fa, cioè in tempo 3 secondi lo vedete nel limite massimo dell'altezza di Fortnite, però piano piano. Cosa consiste? Consiste nel muoversi veloce. Ok. Tu devi fare tac, tac e metti la scala, vedi, non serve neanche saltare. No, infatti io ti vedo salire proprio in maniera fluida. Io più che altro facevo sempre il saltello per paura che la scala la costruissi sopra di me. Sopra, sì, sì sì. Però se sei nel margine più in alto possibile, okay. A sinistra, non ti servirà mai. Noi siamo qui per apprendere da Rampage, raga. È una fonte di sapienza. Ok, quindi se stai nel margine sinistro, la scala te la costruisci tranquillamente. Come in questo caso, giusto? Esatto. Ed è anche più veloce comunque, mi sta risultando. Sta risultando più veloce? Ottimo! Poi guarda comodo, la clip, guarda la comodo. Clip video, mamma mia! Perfetto! Non raga, l'ho mai... sembra una cagata appunto fare i 90 gradi senza saltare, ma è comodissimo, veramente. È molto comodo, e la velocità, cioè, diventerete molto più veloci, raga. Parola mia, veramente. Lo sto testando e poi puoi qui. Farli all'infinito, eh. Così può andare. Queste che abbiamo fatto vedere sono semplicemente le basi per giocare comunque in maniera piacevole a Fortnite, in modo che comunque non vi ritroviate impreparati durante un fight, o se magari siete rinchiusi, sapete come editare per magari agevolarvi in determinate situazioni. Volevo dire che magari in futuro faremo sì? Le situazioni, ecco, simuliamo le situazioni più complesse esatto. Come uscirne fuori. Esatto, esatto. Spolliciate raga, ovviamente, se volete vedere altri video, lezioni di Fortnite con Rampage, ovviamente man mano più video faremo, più le situazioni, comunque l'edit, il building saranno complessi, ovviamente. Questo primo video è proprio le basi, anche perché io sono agli inizi, quindi potete ben capire che non può farmi fare, ecco, tipo lui sta facendo cose strane, raga, io vedo costruzioni che si modificano da una parte all'altra, ecco. Ovviamente piano piano, e mi raccomando, spolliciate se volete vedere altri video. Quindi raga, questo video in compagnia del buon Rampage Anomaly può finire qua. Se vi è piaciuto vi invito a spolliciare come matti per altri video come questi raga, quindi diversi format di Fortnite. Vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi nessun mio video e nessuna streaming, perché raga, come vi ho detto, se arriveremo a 1500 iscritti faremo una live in server privati con Rampage Anomaly in cui faremo entrare tutti voi, promesso. Quindi condividete questo video con gli amici, commentate raga, ditemi se magari anche voi sapete fare queste cose, se ovviamente se siete agli inizi, se oppure quali tecniche di edit o di building volete vedere. Per oggi da GX97 e Rampage Anomaly è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, bella raga, ciao raga.